Eccola qua, la classica famiglia Decathlon, raga. Colazione dei campioni, cazzo. Buona galletta di riso. Da mamma. Ci fa schifo, ve lo foro questo lago. Ve lo foro. In quanti si monta quella tenda? In due o in tre? La monti in due o in tre? In 12. Raga, stiamo per montare la tenda in due. Però la monti in tre. La monti in tre. Allora, c'è qua. Cazzo, guardi. Gli dai una mano. Devi lanciarla, Luke. Non si monta. Non bisogna avere pazienza nella vita. Bisogna fare tutte le cose di fretta e fatte male. Qualcosa è andato storto. La tenda in due, montata in tre. Grande! L'ha montata da solo, quindi si dorme solo lui. E questo praticamente, raga, è dove vivremo per 3 giorni più o meno. Allora, raga, vi faccio vedere la tenda 2 secondi in free, perché la monti in due e ci dormi in tre. Perfetto, raga, questo qua la tenda della Decathlon, 89 euro, minchia stabile. Vedete, stabilissima. Ostia bella, guarda. Un se vola mia, un se squassa. Non c'è trucco, non c'è inganno, raga. Che bottiglie di birra nascoste, ovviamente. Lascia lì. Non la vede nessuno. Questa è la tenda, raga. Tavolino rognoso. Poi c'è il bambino nudo e fa le maialate. Adesso andiamo al lago di Garda, per fare un bagno. Il problema è che c'è un po' nuvolo. Io spero non piova, raga, perché se piove in sta tenda diventa una barca. Raga, la fortuna vuole che ci siamo presi su. Abbiamo preso la bicicletta e siamo andati fino al lago di Garda, che ci vuole tipo 'Mettiamolo di là che c'è lo sfondo migliore. Guarda là! Qua! Olè! Il succo non cambia, raga, ci siamo presi su, siamo andati fino al lago di Garda, ha cominciato a piovere, adesso stiamo tornando a casa, indovinate un po'? Il sole! Ha smesso! E tutto questo, di chi è la colpa, indovinate un po'? Delle nuvole! Delle nuvole! La pro in bicicletta, questa ciclabile che si estende per quanti chilometri? Non lo sa, perché noi siamo seri e le cose ce le studiamo prima. Comunque sì, è abbastanza lunga, tanto lunga che sto morendo. Bellissimo, raga, i dipinti, vi garbano i dipinti? Eccola qua, la classica famiglia Decathlon, raga. Vai Gimondi! Adesso vi faccio vedere un posto che è fantastico. Schweppes, io e te. Raga, colazione dei campioni, cazzo. Buona galletta di riso. Il polistirolo. Il polistirolo. Salatissimo a rimane. Sì, ci sta. Pezzo forte, ragazzi, attenzione. Minchia. Piatto unico, insalata. E in di più. Ma il pezzo ancora più grosso e massello. Minchia, il risotto. E tutti muti. Seriamente. Pre-workout qua. Lei si chiama Sara. Per comodità la chiameremo Antonio. Ciao Antonio, saluta Antonio. Ci sono le prove. Anche le proteine. Io sento dell'invidia da parte vostra. Perché? Perché mi invidiate? Arcore!
Boia de, in 3D. Raga, sono arrivate le busette, adesso mi faccio asfaltare. Grande. E il parco delle busette, quindi adesso andiamo a fare un attimo la prostrazione a vedere, dopo rimaniamo anche qui a mangiare. E niente, adesso vi faccio vedere un attimo il parco. Boia. Ma che storia! Ma che storia! Bellissimo! Raga, ma siamo a Sherwood! Sherwood is più meglio! Guarda come mi diverto. E niente raga, abbiamo trovato questo posto dove c'è questa piscina abbandonata. In realtà è un hotel abbandonato con sopra sul tetto una piscina. E porca puttana mi sdraio. E solo che non ci si può andare purtroppo. Peccato, perché a me queste cose piacciono un sacco. Una persona pizzina con un telo altrettanto pizzino. Questo è un po' più grosso del solito, eh. Oh là, sei cresciuta, brava Elisa, ma brava Elisa. Grandissima. Raga, siamo tornati dove siamo venuti ieri. Ok, ci riproviamo. Il tempo è uguale a ieri, secondo me, tra un po'. Non vorrei dire, eh. Però ci riproviamo. Niente, siamo andati a comprare qualcosa da... chiaro, vero? Un bel nocciolone e la birra. Cosa fai? Non sai scegliere la birra. Questa è guarda, raga, guarda cosa è presa lei. Arriva qui al tappo, qua, più o meno qua, e la troviamo capottata in acqua, la troviamo. Grandissima Elisa! Grande! Qua abbiamo più birra che teli. Cos? Eccoli! I superstiti del lago dall'acqua gelata. Che non riescono a risalire. Il lago è così attraente che... è l'acqua più fredda che abbia mai fatto il bagno. Ma è anche calda, 22 gradi. Cosa? No, è 22 gradi. Che termometro usate? È là. Io lo buco quel termometro, raga. Let me let them know what's up. Yeah. Let them know it'll be easy. I was raised in a world so cold that I was named Saul when I was first exposed. By the time I was nomadi. Giorno 3. Accampati. C'è venuta raga la brillante idea di andare al lago di Bryce. Non solo c'è pieno, sono finiti anche i parchetti. Tu pure fan. Se fa schifo ve lo foro questo lago, ve lo foro! Niente, siamo andati al lago di Bryce, stiamo tornando a casa. Quello che avete visto prima, la bellissima splendida giornata, è finita più o meno così, ok? E abbiamo aspettato tipo
un'ora e mezza, secondo me, il pullman che ci ha portato a 500 metri più o meno da dove abbiamo la macchina. E il problema è che c'è una fila da Madonna. Piove, non ho il keyway, non ho un ombrello, non c'ho un cazzo, ho fame, devo pisciare. Me vorrei sapere chi sei quel mone che ha avuto la splendida idea che andera a Barais. Che se lo becco, lo buco. Che è lunedì. È lunedì, raga, lunedì d'agosto. Lunedì d'agosto della settimana di Ferragosto. Che bello, sono tutto contento io. Facciamo autostop. O fagli vedere le tette, che semmai. Semmai ci caricano. The last day, ragazzi miei, è mattina, sono più o meno le 11 ormai, direi che il nostro campeggio è finito, anche perché dobbiamo lasciarlo entro mezzogiorno. Ah, stiamo preparando tutto, in realtà ha preparato tutto Luca. Spero vivamente che il video vi sia piaciuto, quindi iscrivetevi al canale. Come al solito, vi ricordo? Vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un commento, mettere un mi piace. Iscrivetevi anche alla pagina Facebook e Instagram. Dove trovate? Qui sotto. Cosa ci sono? Qua sotto. Cosa ci sono? Non sotto, sopra, sotto. Cosa sono? Qua ci sono. I link in descrizione. E noi signori? Ciao Don Matteo. Chiudila, devi chiudere. Vai Don Matteo! Forza Pisano! Guarda Don Matteo! Boia! Castello di...